Vangelo del giorno 10 maggio 2022 dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione. Era inverno, Gesù camminava nel tempio, nel portico di Salomone. Allora i giudei gli si fecero attorno e gli dicevano: Fino a quando ci terrai nell'incertezza? Sei tu il Cristo, dillo a noi apertamente. Gesù rispose loro: Ve l'ho detto e non credete. Le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste danno testimonianza di me, ma voi non credete perché non fate parte delle mie pecore. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perdute in eterno e nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. In questi giorni il Vangelo ci sta facendo riflettere sulla figura del pastore, partendo da quella somma, il pastore bello che è appunto Gesù. E ogni pastore umano deve prendere forma, sostanza, esempio dal pastore appunto buono, bello, che è Gesù Signore. Così come Gesù dona la sua vita per le pecore, ogni pastore deve dare la propria vita per le pecore. Ma anche ciascuno di voi, fratelli e sorelle care, deve consegnare la sua vita a Gesù, pastore vero, perché la vostra vita sia a servizio degli altri fratelli. Allora ne viene fuori questa verità. Il nostro rapporto non è con gli uomini, il nostro rapporto è con il Signore. Più il rapporto con il Signore cresce, e migliore sarà il rapporto con i fratelli, perché noi riusciamo a guardare i fratelli con gli occhi, con il cuore, con i pensieri di Cristo. E allora questo Vangelo ci dice che noi dobbiamo dare tutta la nostra vita al Signore per essere poi data tutta ai nostri fratelli.